Ma come fai se non sai a chi chiedere perdono? Buongiorno, buon caffè. Per quanto cerchiamo di dissimulare, noi abbiamo bisogno di chiedere perdono, perché abbiamo la consapevolezza degli errori, ma vogliamo proprio mascherarla. Ci vogliamo perfetti, dobbiamo essere perfetti, non sbagliare mai, perché nel momento in cui ci accorgiamo di sbagliare crolla tutto, crolla la nostra certezza. Anche perché sbagliare vuol dire sentire di sbagliare, vuol dire sentire il desiderio, direi quasi il bisogno, persino il bisogno fisico di chiedere perdono, di chiedere scusa, di trovare qualcuno che quel perdono te lo dia. Ma a chi chiedere perdono? A chi possiamo chiedere perdono? Siamo intrappolati in questa morsa. Il desiderio forte di sentirci perfetti sempre e la constatazione che non lo siamo. Il desiderio di chiedere perdono, bellissimo il libro L'uomo che voleva essere colpevole di Stangerup, uscito tantissimi anni fa, datevelo a cercare, spettacolare, splendido. E l'impossibilità di chiederlo, perché non sappiamo a chi farlo. Tutto questo finisce per incattivirci, per renderci sempre più ostili agli altri, sempre più desiderosi di aggredire, graffiare, di sentirci perfetti in tutto, anche negli errori. E poi si sta male. Buongiorno e buon caffè.